Il mio primo precetto è considerare che le altre persone hanno una storia diversa dalla mia e quindi possono avere valori diversi, interessi diversi. Il mio secondo precetto è non rinunciare mai al senso dell'umorismo, prima di tutto nei confronti di me stessa, ma anche nei confronti degli altri e delle situazioni. L'onestà, con me e con gli altri. La pazienza. Il quinto precetto è la pazienza di fronte alle traversie. Essere a posto con la propria coscienza sull'azione che uno fa. Il secondo progetto è quello di avere la possibilità di aiutare gli altri. Terzo, cercare nel più possibile di andare d'accordo con le persone che ti sono vicine. Cercare di trasmettere l'onestà nel comportamento nelle persone che più vicine. Cercare nel modo più possibile di dare a mia moglie il meglio di me stesso. Il primo precetto è non andare in pensione presto come sono andata io. Il secondo precetto è andare in Irlanda a vedere dove sta mio figlio, Maurizio. Il terzo precetto è stare in salute ed essere autosufficiente.
quarto precetto è vivere il più a lungo possibile vicino a mio marito. Il quinto precetto è vedere i miei nipoti abbastanza grandi e abbastanza sistemati. Il mio primo precetto è ascoltare di più gli altri. Il mio secondo precetto è che non sempre sono disponibile e lo divento talora per mio appagamento personale. Il terzo mio precetto è che se devo dire quella che per me è la verità, devo essere a volte meno impulsivo rispetto agli altri. Un altro mio precetto importante è quello di non fare le cose per calcolo. Un altro precetto che ho imparato è che se tu sei utile ad un altro, devi ringraziare l'altro perché ti ha dato la possibilità di esserlo. Allora, il mio primo precetto, la cosa che la vita mi ha insegnato prima di tutto è che bisogna saper ascoltare gli altri, accettare chi ti sta vicino, chi ti frequenti e soprattutto accettare che la persona che con cui hai un contatto o un rapporto, saperla ascoltare, saper capire i suoi desideri e anche i suoi difetti, perché tutti abbiamo pregi e difetti. Il mio secondo precetto è quello di non pretendere mai di cambiare nessuno. Ognuno di noi è una persona diversa, ognuno di noi ha le sue tendenze, le sue abitudini, non pensiamo di poter cambiare un altro. Lo accettiamo così com'è e basta, e cercando magari di smussare qualche spigolo che noi abbiamo, qualche aspetto un po' più spigoloso del carattere, però mai pensare di cambiare l'altra la persona che sta con noi. Il terzo principio, secondo me, è considerare che ognuno di noi ha tanti pregi e tanti difetti, tutti abbiamo pregi e difetti, però abbiamo soprattutto pregi, ma chissà perché se c'è un difetto andiamo a cercare il difetto
E questo è un errore gravissimo, perché difetti, qualche difetto ce l'abbiamo tutti, però perché dobbiamo mettere il punto sul difetto e non dobbiamo mettere in evidenza i centinaia di pregi che abbiamo, per esempio? Se abbiamo 5 difetti e 100 pregi, troviamo i 5 difetti e non prendiamo in considerazione tutti gli altri pregi. Il quarto precetto che io cerco di rispettare e che considero importante è avvicinare gli altri con empatia, sempre, chiunque siano. Cioè, empatia, per empatia io intendo entrare un po' nel loro modo di vedere, nel loro modo di capire, nel loro modo di agire e cercare di capire perché agiscono in quel modo, perché ragionano in quel modo e accettare questa situazione. Cioè, trattarli con empatia, con essere vicini proprio al loro modo di essere. Il mio quinto precetto è, che forse è il più importante di tutti, è non sentirsi mai superiore agli altri, non considerare le persone in base alla cultura, in base al colore della pelle, in base alla ricchezza o alla miseria, considerare le persone come persone e non sentirsi mai superiore agli altri, mai. Mystery puzzle revealed itself. Now that you have other plans, we were even closer than I could tell. But I'm not crying, familiar with these strange realities. Another dead end mystery.